Buonasera, io sono Alice Curatore e sono qui all'Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto, questa sera in rappresentanza del Consorzio Tutela Vini Piceni di Offida. Per noi è stato un grande piacere ospitare i Consorzi delle Marche, la fortuna di avere Alice qua, Consorzio Tutela Vini Piceni, abbiamo avuto anche l'Istituto Marchigiano di Tutela, è stata una bellissima serata, abbiamo avuto la possibilità di degustare quattro vini provenienti dai due territori probabilmente più vocati che abbiamo nelle Marche, uno nella zona del Colno e l'altro nella zona del Piceno. Ci abbiamo avuto la grande fortuna che stasera c'è stata una grande disponibilità, questa signora qua che è stata veramente molto brava, Simona, che ha fatto la degustazione, ha seguito la degustazione in modo irreprensibile e da quello che vedo si è anche divertita, giusto? Moltissimo. Parlare di vino e divertirsi è, diciamo, uno dei nostri obiettivi come degustatori ufficiali di vino, facenti parte di varie commissioni di assaggio. Il degustatore sempre più oggi deve parlare di vino facendo una particolare attenzione ai territori di elezione, e questa sera credo che con l'aiuto del professor Felix ci siamo riusciti. Qualcuno di voi mi dice la differenza tra il vino fatto in vigna e il vino fatto in cantina? Allora, non c'è una grandissima differenza, perché le due fasi sono correlate, quanto più oggi diciamo che l'attenzione al campo e alla vigna diventa sempre più fondamentale. Perché? Perché i nostri territori già esprimono una particolare caratteristica, e operare bene in vigna mantenendo queste condizioni di elezioni che ci derivano appunto dal terroir è fantomatico e assolutamente importante. Quindi la vigna, bene si lavora in vigna, e assolutamente la standardizzazione delle fasi in cantina poi farà la differenza. Quindi la differenza, da quello che ho capito, la fa anche il pezzo di terra, professor Felix? Il pezzo di terra è fondamentale. Il pezzo di terra è fondamentale, io lo dico sempre. Solo un grande pezzo di terra ci può dare una grande vigna, una grande uva e un grande vino. Se abbiamo un grande pezzo di terra, l'intervento in cantina naturalmente è necessario, ma in modo sicuramente meno invasivo. Questo a valorizzare proprio quello che è il discorso legato al frutto, che per noi rimane molto importante.